Lautaro ripensa a Istanbul, perdere così fa male. Ma torneremo più forti di prima. La delusione è ancora grande e gli rovinerà l'inizio delle vacanze perché Lautaro Martinez non prenderà parte alle amichevoli che l'Argentina disputerà in Cina e Indonesia nei prossimi giorni. Prima di staccare però attraverso i suoi social il Toro, ha voluto lanciare un messaggio a tutto il popolo nerazzurro dopo la finale, persa a Istanbul contro il Manchester City. Fa male. Molto male. La delusione per non aver riportato la coppa a casa, ha scritto, è grande. Abbiamo fatto tutto il possibile per potervi regalare questa gioia, soprattutto a voi tifosi che siete sempre al nostro fianco. Sono molto orgoglioso di questa squadra, perché nonostante le difficoltà e i momenti negativi di questa stagione abbiamo sempre continuato a lavorare intensamente ed in silenzio per raggiungere gli obiettivi e per portare l'Inter più in alto possibile dove merita di stare, come insegna la sua grande storia. Vi garantisco, ce l'abbiamo messa tutta. Torneremo più forti. Parole che fanno capire quanto forte è il legame tra l'argentino e l'Inter. Il mercato resta imprevedibile e la grande stagione fatta dal Toro, 28 centri. Il mondiale vinto con l'Argentina e due trofei sollevati con l'Inter potrebbe scatenare l'interesse delle grandi nei suoi confronti. Sono circolate voci sul Real Madrid e il Manchester United, ma per il momento in Viale della Liberazione si sentono tranquilli e convinti che il prossimo anno Lautaro sarà alla guida della squadra. Magari con la fascia di capitano al braccio se Brozovic lascerà la Pinetina.